rispetto al fatto che io sono vissuta qua in San Donato, mia madre e la mia famiglia, i miei genitori sono stati qua in San Donato, i miei fratelli sono qui perché io ho un fratello e una sorella che abitano qui nel borgo, i miei nipoti abitano nel borgo e quindi siamo questa famiglia. Mi piacerebbe che anche i miei figli, anche i miei nipoti rimanessero qui nel borgo, proprio per riuscire a creare questa continuità, anche se so che i ragazzi adesso sono forse un po' diversi da come eravamo noi, quindi cercano anche le esperienze fuori, all'estero, anche perché sono obbligati anche per la propria necessità di lavoro, di studio, a spostarsi. Però io credo che il ritornare, se anche non dovessero rimanere nel borgo, il fatto di ritornare al borgo sia un po' come un ritornare a casa per loro, quindi insomma, sarei contenta. Allora, poi abbiamo parlato anche, sempre quando della sua giovinezza c'erano, mi diceva, sempre parlando del borgo, no? Perché ho rapporto con la parrocchia perché era molto attivo, poi facciamo la domanda su Don Luca, ma mi parlava di alcune caffetterie dove le piaceva andare, per qualche motivo particolare? Sì, devo dire che la caffetteria, il bar più così importante forse del borgo per San Donato era la latteria che c'era a poca distanza dalla parrocchia, dove mi piaceva moltissimo prendere il gelato allo chantilly. Io non ho mai trovato uno chantilly fatto così buono come nella latteria che adesso non mi ricordo esattamente il nome, ma altri del borgo sicuramente lo diranno, perché era proprio un locale storico molto a cui eravamo legati, e questo è sicuramente